Siamo nell'anno delle celebrazioni dei 500 anni, mezzo millennio, dalla morte di Leonardo da Vinci. Ma per noi è un inventore, anche un po' folle, sicuramente un profeta della scienza. Per altri era anche un uomo che amava stare a tavola. E chi si svela tutti questi intrighi anche sulla tavola? Sandro Masci, bentornato. Non ti alzare. Stai comodo. Sandro, siamo al secondo libro sulla cucina rinascimentale in un certo senso. Ma è bellissimo, la cucina di Leonardo da Vinci. Tra l'altro devo fare un complimento alla Gremese Editori perché è impostato, impaginato benissimo. E facciamo un applauso. Grazie. In questo paese si scrive tanto ma si legge poco. Questo è un libro da mettere sicuramente nei nostri scaffali. In biblioteca. Sandro, si può dire che fosse un cuoco provetto, però amava stare a tavola. Leonardo amava le tavole, anzi ancora di più. Raccontaci di lui. Sicuramente non è che fosse un cuoco. Esatto. Questo libro nasceva, diciamo, da una reazione a un famoso libro che è molto comico, dei coniugi Ruth, che sono inventori di Candy Camera, che dissero che Leonardo, insieme a Botticelli, aveva aperto una locale. Che una sorta di locanda. Dove lui cucinava e serviva. Ovviamente non è assolutamente vero nulla. Anche perché è un personaggio un po' particolare, ha un rapporto col cibo un po' strano, perché molti mi chiedono, ma è vegetariano? Non era vegetariano, era un po' ipocondriaco. Quindi aveva paura delle malattie. Sandro, tu sei molto generoso. Togliamo il poco. Sto leggendo anche grazie a te delle cose. Guardate, d'altronde il rovescio della medaglia. Uno è un genio, però dall'altra parte... Era genio e sregolatezza realmente. Fantastico. Perché comunque beveva. Non mangiava tanta carne perché aveva paura, non era vegetariano, aveva paura dei calcoli. Tant'è che le uniche due sue ricette sono state fatte, una in favore delle donne, per il ciclo, per favorirle, e un'altra per i calcoli. Per se stesso. Difendiamo due cose importanti, da una parte e dall'altra. Sì. Però aveva il gusto del... Non tanto della... quasi dell'architettura della tavola. Assolutamente. Le sue tavole rinascimentali, che tra l'altro tu... credetemi, è un tuffo nel passato. Ieri mi serviva il vestito proprio e mi sentivo su una di queste tavole perché con una dovizia di particolari meravigliosa. Meravigliosa. Grazie, lui è stato fantastico. Lui, quando ha iniziato a lavorare con Ludovico il Moro, è il maestro dei banchetti, il maestro della scenografia, perché il banchetto in realtà durava anche un mese. Certo. E in questo banchetto era fatto a ferro di cavallo la tavola, proprio per permettere alle persone più importanti ovviamente di stare al centro della tavola, ma che i musici, gli attori, tutti quanti potessero girare e circolare in mezzo agli ospiti. Sandro, qual era l'ideale, se immaginiamo in un minuto di poterlo raccontare? Sì. Dai delle coordinate di questa tavola per farle capire, che poi il resto lo dovete prendere sul libro. Prendete questo libro perché è veramente bellissimo e vi andate a leggere i particolari. Cioè, quali erano gli elementi essenziali della tavola di Leonardo? Il lusso. Il lusso innanzitutto sfrenato. Perché sfrenato, lui, è vero. Lui aveva questi grandi mecenati che gli potevano permettere di tutto. E quindi lui faceva di tutto. Quindi queste scenografie, le nozze del paradiso, quelle fatte in occasione di Sforza e d'Aragona, famosissime. Di un matrimonio vero, che tra sono l'altro. Durati mesi. Esatto. Lui ha fatto i vestiti, ha fatto le coreografie, ha inventato le carrucole per far volare questi personaggi vestiti da pavoni, da animali. È una cosa esagerata, è comunque uno sfarzo completo. Dove però, anche democratico, che comunque ci metteva anche i poveracci, diciamocelo tra me e te. Il poveraccio però... c'era. Però che potevano, che dovevano raccogliere gli avanzi. Assolutamente. Ma sì. In un certo senso, almeno quello, si pensava veramente a tutti. Sandro, io ti riporto, grande richiesta, tra l'altro alle scuderie del Quirinale, dove c'è questa mostra imperdibile, mentre noi con Sandro Masci, che ricordate, oltre ad essere un grande collega e scrittore, è anche un cuoco e maestro di cucina, chef, perché noi, dopo di questo servizio, Serena Cirillo e Giacomo Avanzi, ci mettiamo ai fornelli per voi. Andiamo alle scuderie del Quirinale. Grazie. Ho sognato di essere Leonardo da Vinci. Accanto a me c'erano disegni, manoscritti e volumi rari. Ho sognato di saper disegnare meccanismi e porte proprio come lui. Beh, più o meno. Anch'io ho provato a ritrarre l'essere umano.
e ho cercato anche di farlo volare. Il suo genio, però, è inarrivabile. Ma chi era Leonardo da Vinci? La mostra dimostra come Leonardo non sia stato quel inventore isolato, alle volte anche un po' bizzarro, che nell'immaginario abbiamo, che ogni giorno se ne inventava una nuova, ma sia stato invece un uomo profondamente immerso nella cultura del suo tempo. Direi che le parti di Leonardo con cui il visitatore si confronta, più spettacolari e più interessanti, sono sicuramente l'intervento sulle acque, la galleria delle macchine da guerra che Leonardo usava quando si presentava ai principi, tipo il Ludovico il Moro, quasi facendo marketing di se stesso. Cioè, non diceva che era un grande pittore, diceva che era in grado di costruire e progettare meravigliose macchine da guerra, ovviamente il volo. E direi però una cosa forse meno scontata ma quasi commovente, cioè l'intervento di Leonardo sull'industria tessile. Si capisce che Leonardo aveva un obiettivo: alleviare la fatica umana. Rubare al genio di Leonardo è molto difficile, direi quasi impossibile. Forse possiamo avere un po' di invidia per un'epoca in cui le arti e scienze potevano coincidere nello stesso uomo. Oggi, con la differenziazione metodologica delle varie discipline, questo è molto più difficile. Avete visto che meraviglia? Sandro Masci, chef, maestro di cucina, anche cuoco a domicilio, ci porta dal suo recettario della cucina di Leonardo da Vinci una ricetta meravigliosa. Intanto un tortino di bieta, così non l'avete mai visto. Noi vi aiutiamo a prepararlo. Diamo gli ingredienti in generale. Sì. Sandro, lì abbiamo... Ecco, brava regia, che è una cosa spettacolare. Allora, intanto abbiamo preparato le biete. Sì, abbiamo preparato le biete, perché questa è una dotta antica e viene fatta con biete e formaggio. Biete e formaggio sono gli ingredienti essenziali. Oh, vediamo subito la ricetta. 350 grammi di farina, 125 di burro, ecco, un chilo di biete lesse, 150 grammi di formaggio fresco e morbido. Tu hai messo il tomino. Eccolo lì. Una cipolla, torlo d'uovo, olio, sale, pepe e zucchero. Se piace capiremo perché. Sì. Sandro, all'opera. Allora, è molto semplice, si prenderà del burro. Burro. Si rompe, il burro deve essere freddo possibilmente, ci va si bene. Mette la farina. Farina. E si inizia a mescolare velocemente perché sennò si scalda. Tant'è che in teoria si dovrebbe usare le nocche perché non ci sono vasi sanguigni. Si prende la farina. Davvero sta sì. cosa, nessuno ce l'ha. Ed è facilissimo per fare, questa è la famosa bisè. Che però viene facile fatta perché il doppio di farina rispetto al burro. E su... Mamma mia, quanto ci piacciono ste cose. Allora, se fate 100 grammi di burro, sono 200 di farina. Esattamente, bravissima. Oh, i piccoli segreti e che ci servono. Pochissima acqua. Una benissimo. Volta che abbiamo fatto questa cosa, viene il panettino morbido, qua. Morbido. E questo è il risultato. E arriva il panettino morbido, morbido. Come si vede che sta a fare televisione stomache. Così Alessandra Peditta, che stamattina la mi cosa guida. Cosa importante? Non le viene... Cercate sempre di stenderla fra carta da paglia, carta da forno. Ah, in benissimo. Questa maniera noi non abbiamo il problema o di dover sia pulire attacca, e di attaccare. Non sprechiamo e non dobbiamo perdere tempo a quindi pulire. La chiudiamo benissimo. Semplicemente la prendiamo il mattarello e iniziamo a stenderlo. Senti Sandro, quanto sottile la vuoi la pasta? Allora, stavolta? 5 mm 5 mm cioè diciamo mezzo centimetro, non è okay, facilissimo. Dobbiamo lavorare di in fine, genere dai. La stessa pasta della crostata. Perfetto, perfetto. Quindi poi noi quando abbiamo fatto questa cosa sì. Prenderemo uno stampo. Voi dite perché noi dobbiamo essere... Oggi vi faremo felici. Senti, uno stampo da... Questo qui è uno stampo, in teoria nasce da tipo panettone. Infatti... Però in realtà deve essere alto. Perché bene. Questo io lo uso anche per fare queste ricette marchigiane tipo... I fici in grassi. Anche la pizza di formaggio che si fa adesso. Assolutamente esatto. Di Pasqua, benissimo. Bravissimo. Quindi uno stampo alto così. Tra l'altro di quelli che si aprono così dopo non dobbiamo impazzire per esattamente. poterla tirare e fuori. E poi si inizia a foderare lo stampo. Senti, ma io voglio capire poi dopo come la fai così bella. Allora, cosa la cosa così interessa. Bella non è molto difficile perché innanzitutto poi abbiamo un senti, uovo. Senti, lo facciamo fino a sopra? Fino a sopra, okay, sì, perché dobbiamo vabbè. Arrivare al filo in maniera che dopo mettiamo il coperchio e facciamo... Vedete tutto il bordino, il bordino da sopra, benissimo. Ricordate, adesso useremo l'uovo perché facciamo un uovo, useremo sia l'uovo, il tuorlo che l'albume. Perché? Allora. Perché il tuorlo colora e l'albume lucida. Questo per farlo vedete, sopra? Sotto è tutto lucido e sopra è con benissimo. L'albume. Senti, ovviamente l'impasto. Sì.
Sandro, guardiamo un attimo. Dimmi. L'avete capito, insomma, che non ci vuole niente? Perché, insomma, no, non ci vuole niente, veramente nulla. Non possiamo dire nulla. Sciocchezze, cioè, farvi fessi stamattina non esiste. No, assolutamente no. Nel senso no. Che non abbiamo il tempo di imburrare e di metterlo al forno. Eccolo. Però l'impasto è fondamentale. E vi spieghiamo perché. Esattamente, sì. Qua ci abbiamo messo Le bietoline, sì. Ok. Le bietoline possiamo semplicemente le tiriamo su. Perfetto. Queste sono state ripassate con aglio, olio e peperoncino. Senti, ma ho visto che mi ci hai messo pure per una cipolla, è giusto? Perché sì, adesso la cipolla va messa a crudo. Dopo. Allora, queste qui vengono passate col peperoncino. Come sapete, prima c'era il pepe. Certo. Arriva l'America e c'è il peperoncino. Quindi in questo caso ci stava il pepe, non ci stava il peperoncino. Invece noi mettiamo il peperoncino che fa pure un po' meglio, è giusto? Sì, però il pepe era quello dei ricchi. Ah, perché Leonardo la cucina era ricca. E già con tutti i soldi. Erano il trionfo, no? Certo. Il famoso diciamo arrosto era addirittura una mucca ripiena di agnello, ripiena di volatili. Ma questi il colesterolo ce l'avevano? Sì, infatti ecco, Leonardo non mangiava. Ecco perché c'aveva paura poi esattamente dell'ipocondria. Allora, nell'impasto che cosa mettiamo semplicemente la bieta. Poi prendiamo il formaggio. Che formaggio mi hai messo? Allora, in questo caso il tomino. Questo qui è tomino, fresco, infatti sì. Hai detto formaggio fresco e morbido. Esattamente. Benissimo. Mettiamo il tomino, questo simuliamo una sorta di ripieno, certo, no? Certo. Poi prendiamo una cipolla. Non ho capito però la cipolla dove me la metti? Me la metti a crudo, qua? A crudo. La cipolla va a crudo. Ripetiamo, farina, burro per l'impasto, bietelesse, formaggio fresco e morbido tipo tomino, una cipolla, un torlo d'uovo. Ecco perché, come dite tu, non si butta niente. No, non si butta niente. La metti anche così grossa? Sì, sì. La mettiamo, tanto questa scuoce parecchio. C'hai ragione. Perché i forni una volta erano dei forni a legna, quindi si spegneva. Quando si finiva il forno a legna si iniziavano a inserire tutte le torte. Il torlo d'uovo me lo metti qua dentro? Il torlo d'uovo no, l'abbiamo messo, lo mettiamo sopra. Quindi va sopra. A questo punto, ma questo, ripeto, lo mettiamo a crudo sta cosa, non mi convince. Sì. E se lo dice Sandro Masci, mi devo sta zitta. È vero. E questo. Poi quindi, lo riempiamo. Rivestiamo lo stampo. Poi prendevamo. Io voglio vedere il nostro cerchio magico. Se l'abbiamo fatto. Sì, un secondo. Quanto ci abbiamo, Sandra? Vieni qua. Che ti voglio 2 minuti. Noi possiamo farvi anche una lasagna stamattina. Esattamente, bravissimo. Quindi noi stendiamo per bene la pasta brisée. Senti, nel frattempo l'abbiamo tenuta in frigo? Allora, assolutamente va in frigo perché è piena di burro. Benissimo. Una volta nei tavoli dei signori usavano tanto il burro, soprattutto perché... Perché, come sapete, tutta la nobiltà era al nord Italia. Certo. Non era al sud. Al sud ci venivano i Borboni, ci venivano... Però un po' di nobiltà e un po' di ricchezza ce l'avevamo pure noi. Sì. Sandrino, scusate. Però venivano dalla Spagna loro. Per carità. E quindi portavano l'olio. Hai ragione. Allora, questo qui prendiamo lo stampo. Senti, lo rivestiamo. Tu ci lasci la carta a forno, ce la lasci dentro? No, assolutamente no, assolutamente no. Prendiamo la misura. Vai. Questi sono quegli antiaderenti, ma poi c'è il burro dentro la pasta, vabbè. No, comunque usate, se volete usare il burro, se no questi spray che sono molto comodi di oli vegetali. Ti piacciono? Oli vegetali. Ti piacciono? Sono comodi. Noi siamo un po' campagnoli. Lo spray un po' lo così. Lo so, hai ragione, però... Adesso mi attiro le ire dei produttori, è anche vero, però, che il burro, ovviamente, c'è il problema di colesterolo, come dicevi. Esatto, colesterolo, e poi il problema del maniera... come si lavori. Benissimo. Allora, questo qui simuliamo la chiusura, perfetto, no? Abbiamo messo dentro tutte queste famose bietoline. Ricordiamo il tomino, abbiamo detto, la cipolla crudo. Sta roba mi fa impazzire, eh? Non ti piace la cipolla crudo? No, l'adoro, ma voglio sentire poi dopo come viene. Adesso miriamo la chiusura. Vi facciamo vedere come fare questo spettacolo. Poi lo possiamo tagliare quello dopo. Certo, lo voglio dire come... bisogna vedere come è arrivato, sennò che stiamo a fare? Questa è per la chiusura, con Sandro Masci. Allora, ci mettiamo sopra questo qui, garbato. Benissimo. Garbato mi piace. Vero? Bellissimo. E proprio messo vintage. Sì, quindi, vintage, come noi, tesoro mio. Siamo vintage tutti qua. Fieramente vintage. No. Ok, allora adesso che facciamo? Questa che mi è avanzata. Sì. Che mi hai fatto, le stelline? Allora, con la chiara, solo con l'albume, lo spennelliamo. Perché con l'albume? Perché abbiamo detto che l'albume è lucida. Mentre invece abbiamo una serie di stampi,
Volevo portare anche quello con le carte, perché in realtà all'epoca si giocava parecchio a carte. Lascione, no? Ha fatto una stellina, dai, che è venuto abbastanza bene. Se c'è, scusa, se non c'è questi, ma bravo, non c'è. Te te ne vieni con questi stampi, io sto a farla a mano. Vabbè, siamo vintage. Questa definizione mi piace molto. Allora, vediamo se riesco a farla vedere. Poi con il tuorlo invece andiamo a spennellare solo la parte della decorazione e la mettiamo sotto, tanto si attacca perfettamente. Ma è bellissima. La cosa importante è che quando si mette in forno si faccia un buchino al centro, perché sennò si rompe la crosta. La stellina della Scione è un po' così, voglio dire. Sì, Ale, te mi fai così, basta, però scusate un attimo. Vai. Mentre te continui a fare questo, ce la fate un attimo a tagliare per vedere quale magnificenza sta venendo fuori? Scusate, ma io credo che sia bellissima. Ma è meravigliosa. La mettiamo lì. Mamma mia. Allora, qua dentro la metto. Questo è un proprio piatto antico. Certo che Leonardo non sapeva cucinare, sapeva apparecchiare la meraviglia. Fantastico. Ma era veramente un gran dritto, perché questo è uno spettacolo. Sandro Masci, io faccio rivedere la cucina di Leonardo da Vinci. Grazie. Me lo firmo. Grazie. È bellissimo. Vi dico una cosa, dopo con tanta arte, maestro Masci, noi non possiamo non rispondere con altrettanta bellezza, quella di una voce incantevole, quella del nostro Marco Voleri, che torna con il suo, con, come dire, lui è un seminatore di felicità. Poi vi racconteremo perché. Guardate, Masci, sei grandissimo. Me lo firmi il libro? Marco Voleri!